Docs intervista Vallese. Sì. Mago specialista dei bagger. Un dio dei bagger. E sto giro ne presenta una colore verde che si chiama N26 e il nome della moto è Predator. Chi è che ha fatto l'orografia? E lo stesso Docs. Siete preparati? Docs. Grande Docs. Che lui sbuca, pam! E oltretutto l'intervista è fatta da Docs e Tiezzi. Da Tiezzi. Cioè, spiegano proprio la creatura. Perché è una creatura. Perché le moto sono creature. Sì, questa è veramente una gran bella creatura. Oltretutto. Sì. Ok? Guardatevi il video. Ciao a tutti ed eccoci nuovamente al Motorbike Expo di Verona, questa volta in compagnia di Gianni Vallese, uno dei più importanti e conosciuti preparatori della scena custom nazionale. Gianni, raccontaci questa moto. Allora, questa come base era un'Elettra standard, siamo partiti da un'Elettra standard e praticamente quello di cui mi sono occupato io interamente della ciclistica è quello che riguarda le modifiche al motore. La ciclistica è quella che ha avuto le modifiche più pesanti poi alla fine e poi alcune parti che sono state in parte ordinate negli Stati Uniti, che sono pezzi veramente che vengono montati su determinate moto, ed altri sono stati creati ad arte, diciamo, da noi e poi rifinite dai verniciatori. La cosa che infatti colpisce di più è proprio il colore di questa moto, deciso a tre insieme al proprietario Daniele Rigido, sì, è proprietario anche di questa moto. Volevamo una moto proprio esplosiva in qualche modo. Ci siamo riusciti. È già dal nome Predator, insomma, è un qualcosa che richiama, sai, no, l'aggressività, la foresta, la grinta, sì. E volevamo appunto, anche con Gianni abbiamo deciso insieme a Daniele, di avere proprio una moto che saltasse fuori dal grigio della moquette, come infatti ci aspettavamo. E devo dire che, insomma, una grafica non un po' puoi non notarla. Alle moto da cross, diciamo. Esatto, molto sì, sportiva. Brava. Questa è una grafica che si è ispirata alle moto da cross. Anche questa è una ricerca un po' diversa dal solito. Vero. E loro si sono fidati di noi come Docs Art Factory. Anche tu ci hai lavorato, anche Dario. Lui viene proprio dal mondo del motocross. Quindi, insomma, era il più entusiasta di fare una grafica del genere su una moto che in realtà una grafica del genere non l'ha mai ospitata. Questa è stata proprio una scelta coraggiosa che abbiamo fatto. Ma a volte insieme. Bisogna usare, diciamo così, uscire dai soliti schemi, dai soliti colori. Ha sistema pneumatico, no? Di sospensioni, questa ovviamente, impianto stereo. Insomma, è quello che ormai non manca niente, insomma. È quello che ormai le bagger richiedono. Vuoi aggiungere le parole sul puntale? Mi dicevi prima una cosa interessante. Esatto, sì. Noi siamo qui e parliamo della verniciatura, però c'è il nostro preparatore Eugenio che ha fatto un lavoro spettacolare sul puntale, tutto battuto a mano e saldato sul telaio, tutto un pezzo unico, è una cosa, un lavoro artigianale da paura. Sì, questo è proprio uno dei pezzi, come diceva Gianni, che sono stati costruiti sulla moto ed è stato uno proprio dei desideri di Daniele, che voleva il puntale originale fatto su misura sulla moto, saldato in lamiera. Esatto, quindi questo è proprio un pezzo unico. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Ma c'è poco da aggiungere, io le sorti della moto e del successo della moto le ho viste ieri subito appena sono entrato in fiera e messa sotto i riflettori. Quello che logicamente salta subito immediatamente è l'enorme lavoro di Docs e tutto il team, che praticamente non ha bisogno nemmeno dei riflettori la moto. Grazie, grazie. In bocca al lupo a tutti, crepi. A tutti noi. Grazie. Domenica vedremo. Ciao. Ciao. Passiamo un carissimo amico. Se Roby sei mancato! Rock and Roll Chop, Roberto Caputo. Sì. Un ragazzo in gamba, sì. Nuove idee e mantiene sempre l'old school. Giro ha fatto una specie su base RevTech con linee moderne. E quindi vuole un pochettino di cambiamento. Ci sta, bisogna aprire il chakra. A tre mezzi. Tre mezzi? Di cui il Doc spiegherà tutti i mezzi che ha. E beh, ma anche Roby è stato super perfetto, Tra cui il Chopper, che abbiamo avuto l'onore di farci un giro assieme. Sì. A Cesenatico. Bel giocattolino, bravo Roby. Guardatevi le moto che metto. A presto, Roby! Un bacione, amico. A dopo. Torna, strega, torna sempre. Ciao Roby! Ciao ragazzi! Noi in Euro TV siamo ormai senza voce, siamo qui in fiera
a Motorbike Expo 2020, un anno molto importante. Decisamente. Ovviamente sesso, droga e rock and roll, e non poteva mancare ovviamente il rock and roll chop. L'amico Roberto, con cosa ti presenti, Roberto? Allora, quest'anno mi presento con questo stand, che tra l'altro è stato un premio che i ragazzi mi hanno dato a Rombo di Tuono, questo spazio gratuito come giovane customizer, young builder. Ho portato queste tre moto realizzate interamente da me, tutte fatte a mano, e ho due Sportster, un Bobber, un Chopper e una Special con motore RevTech e telaio Softail, quindi tre stili totalmente differenti, però da me curati comunque al meglio che potevo. Andiamo nel dettaglio, Roberto, facci vedere qualche cosa. Tieni. Allora, grazie. Parliamo di questo Chopper su base Sportster, che ormai i ragazzi hanno visto molto negli eventi, quindi sanno che è una moto che ho guidato, e un telaio rigido, artigianale, realizzato da zero, motore Sportster rivisto completamente, quindi molto vitaminizzato, moto verniciata da Stefano della 8 Garage Custom, una new entry in questo ambiente, un nuovo verniciatore che comunque si sta proponendo bene, sta facendo degli ottimi lavori, quindi si prospetta una futura nuova leva non da poco. E questo è il Chopper che già bene o male tanti conoscono. Poi abbiamo questo che è sempre uno Sportster, la base è un 48, abbiamo una Springer replica Panhead, è rimasto il freno a disco davanti ovviamente, perché la moto, essendo comunque una chiave old school, è rimasta molto moderna. Verniciatura sempre realizzato da Stefano, da questa new entry, e abbiamo questo 48 in questo stile new old school. Però abbiamo il pezzo forte, Roby? Abbiamo il pezzo forte, abbiamo questo telaio Softail e con questo propulsore RevTech 100, quindi il classico RevTech vecchia scuola che 10 anni fa ha fatto innamorare una marea di persone. Ti voglio chiedere una curiosità, Roberto. Questi diamanti grossi sono una tua scelta o è una scelta del cliente? Allora, la scelta è del cliente, perché questa persona è una persona molto, come dire, particolare, sì. Lui è un pizzaiolo, ma ha una pizzeria gourmet, e quindi in questa pizzeria lui è un ambiente molto kitsch, un ambiente molto sofisticato, con un arredamento appunto un po' particolare. Devo dire che hai tre moto con tre stili completamente diversi, e per questo ti facciamo i complimenti, perché non è facile. Vedo che comunque sei amico di Jerry, di Unique Biker, che insomma è un posto dove andiamo spesso. Facciamo il 5 aprile al De La Sboia, all'evento, che come sempre è un evento spettacolare, non dovete mancare. Di dove sei di base? Allora, io ho l'officina Tradate, è una nuova officina che sto finendo di allestire, perché il trasloco è stato appena fatto. Io il 7 di marzo farò l'inaugurazione, questo capannone, questa nuova location di 250 metri quadri con una piccola clubhouse, in modo che i ragazzi possano venire anche semplicemente a bersi una birra, passare il tempo. Allora verremo a trovarti sicuramente. Roberto, complimenti, veramente complimenti, grazie, hai dei pezzi grazie, veramente interessanti, e in bocca al lupo per i concorsi e soprattutto per il tuo futuro. Sì. Okay. Grazie mille davvero di tutto. Un abbraccio. Beh, giocattoli, Roby. Ah, officina nuova, andata a trovarlo. Ah, sì, venga a trovarti, tu prepara lo spritzetto. Andate a trovarlo, ok. No, io vado, poi giustamente gli altri devono andare anche. Adesso passiamo a Eddie Special. Sì. Un mago dei world. Emiliano de Roma. De Roma. Che presenta una moto che in teoria erano due, però sì, una dell'anno scorso. Che aveva presentato già l'anno scorso. Fuoco evento. Sì. Questa è quella versione fuoco. Ok. E ha parecchi world fatti in chiave particolare, molto belle verniciature. E niente, beccatevi il video. Sì, perché i video secondo me hanno quella poesia che, anche se noi cerchiamo di dare la spiegazione, guardare. Il Dox va sempre a cogliere la ciliegina sulla moto, per forza. Tiek. Guardatelo, ok, a dopo.
E questa volta mi sono fermato davanti a questa V-Road che mi ha attratto per i colori fantastici. Ovviamente io ho una deformazione professionale, questa verniciatura è veramente spettacolare. Ci siamo fermati da Eddy Special, no, da Emiliano, a cui volevo chiedere qualche cosa. Questa moto è veramente bellissima, una figata. Vai Emiliano, presentati e dimmi due parole su questa moto. Piacere, Emiliano dell'Eddy Special, come appena detto. Allora, la moto in realtà è una sorella di due, non so se avete un po' di esperienza sulla storia giapponese. Lei è Rajin e Fujin, ossia una è il fuoco e l'altro è il vento. Che figata. Purtroppo Fujin non è presente. Questa è del papà e Fujin del figlio. Hanno preso due moto e le hanno completamente fatte insieme. Quindi sono nate insieme, sono state consegnate insieme. Mi stai dicendo che abbiamo due moto costruite da voi, sì, che una rappresenta una cosa, una rappresenta il fuoco e l'acqua. Praticamente abbiamo fatto una l'antagonista dell'altra. Che bello! E tanto è vero che non so se questo è l'idogramma dei dei Rajin. L'ho notato prima. E l'altra invece ha l'idogramma dei Fujin. È molto similare, ma sul bianco e il blu, perché doveva rappresentare il vento. Sì. E come mai non le avete esposte insieme? Sarebbe. Perché Fujin è stata presentata l'anno scorso, ah, quindi okay, per non presentare è ok, abbiamo fatto questa cosa qui. Complimenti, bellissima, veramente bella. Poi io tra l'altro sono attratto anche dalle storie giapponesi, ne avevo presentata una l'anno scorso con tutto il kanji, scritto il kanji, la Bushido, si chiama con tutti i disegni giapponesi. Ecco perché allora mi sono fermato. Però vedo, oh, Emiliano, qua è veramente una carrellata di moto, una più bella dell'altra. Questa per esempio... Questa l'abbiamo presentata qualche mese fa a Roma, all'Eternal City, in un'altra manifestazione, sì, e qui la ripresentiamo, e diciamo il nostro punto forte in questo momento. Sul fatto colorazione ha una storia, ossia il proprietario è una collezionista d'arte e soprattutto di Rabarama, non so se conosce, no, fa statue con incisioni e sì, abbiamo riportato la stessa incisione di una statua che ha lui. Sì. In 3D su tutta la parte della moto. Ma questa è stata un'abilità del verniciatore? Sì, in questo caso è stato Marco Zorza che è realmente riuscito a esprimere quello che era il mio capriccio, perché la moto il cliente l'avete soltanto finita, certo, quindi è tutta scelta nostra e rimane pure una responsabilità. No, ma poi immagino, perché è sicuramente un dettaglio non facile da fare, vedo che richiama non solamente le sovrastrutture ma va a lavorare anche sul forcellone e sulle parti del telaio là, cioè veramente un bel lavoro. Ma sì, voi lavorate tanto anche sulla meccanica, mi pare di capire, no? Per allora, esempio mi dicevi quella è un giocattolino abbastanza velenoso, possiamo dire. Sì, la Sesto Elemento. La Sesto Elemento è stata presentata... Andiamo vicino. È stata presentata nel 2017, quindi ormai è un po' vecchiotta, diciamo. Ed è completamente in carbonio, motore preparato, è una moto da quasi rapporto 1 a 1 di potenza, quindi... Quindi parlami di un po' di numeri. In realtà sta a 208 kg in ordine di marcia, quindi 170 e qualcosa di a secco, per 192 cavalli effettivi alla ruota. Essendo un interasse molto lungo è un dragster, sì, non tende a alzarsi ma a sgommare, assolutamente, diventa tra il pericoloso e il divertente. Esatto. Sì. Senti, un'ultima domanda Emiliano, con tutte queste idee sono convinto che tu sei un vulcano di creatività, qualche progetto per il futuro ce l'hai già in mente? L'idea nuova è presentare il nuovo modello della serie nuova nel 2021 qui a Verona. Fantastico. Speriamo che ci riusciamo su base software, vediamo che uscirà fuori. Sempre una tech più estrema possibile, insomma. Benissimo. Senti Emiliano, faccio veramente un sacco di complimenti a te, al tuo verniciatore e in bocca al lupo per i vostri progetti, ok? È stato un onore. Sei un grande. Ciao ragazzi. Ciao. Poi mago dei V-Road. Sì, qua passiamo a un settore che mi interessa. Io non ci metto becco. Anzi. Ah, ma no, non diciamo così. Qualche spiegare a te. Allora, prima di tutto il nome. Frascoia Gioielli. Allora, questa gioielleria Filippo. Prima di tutto Filippo. Un grande posso dire io la customizzazione dei gioielli. Fa dei ritratti su misura? Sì, lui dà la base di una di varie foto a mano, sì, fa il modello e poi ti fa la creazione inerente alle tue artista di generazione, ai tuoi tratti somatici. Questa è una cosa molto interessante. Poi nel filmato vedrete c'erano questi gioielli fatti anche a teschio che decisamente mi ispirano, no, perché ci starebbero anche,
Bravo ragazzo, molto in gamba. Filippo, cerchiamo di... Filippo, guardami... Giovane promessa, anche lui. Sì, sì, giovane promessa. Guarda, ho ancora un dito qua libero. Che dici? Un teschio o un ritratto? Anche no, perfetto. No, no, vabbè, anche no. No, 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 Filippo, veramente. Docs si è prodigato delle spiegazioni di Mago Gioielliere. Guardatelo. Bravo, bravo. A parte gli scherzi, veramente bravo, bravo, ragazzo. Veramente, Filippo. Veramente interessante. A dopo. Passeggiando tra i padiglioni e i corridoi non potevamo non fermarci da Frascoi a Gioielli. Veramente l'essenza del custom. Come vi dicevo sempre, Neuro TV è custom a 360 gradi. E qui abbiamo trovato veramente l'essenza del custom. Una gioielleria che fa delle robe spettacolari. Abbiamo qui con noi Filippo, il titolare e l'artista direi, che adesso ci illustrerà partendo da questi meravigliosi teschi che cosa fa. Vai Filippo, presentati e dici che cosa fai. Allora, piacere, mi chiamo Filippo, appunto realizziamo su misura e su richiesta, customizzando questi oggetti, pezzi unici. Sono appunto, come dice la parola, dei gioielli in argento e oro, rifiniti alcuni questi, con brillanti. Filippo, sono anelli? Sono anelli, sono tutti anelli. Appunto dal colore un po' si capisce quali in oro e quali in argento. Sono tutti, partono tutti dalla tradizione orafa che dal 1975 portiamo avanti e li realizziamo a mano appunto come quindi tradizione. Tu sei di famiglia, giusto? Sì, 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 di famiglia, generazione, seconda generazione. Ma quindi io qua vedo una vetrina tutta di teschi, tu fai solamente teschi, sei no, specializzato in teschi? No, facciamo anche ritratti, volti chiaramente su misura, vengono tutti realizzati a mano, non c'è, dal modello in cera, fusione cera persa, sono appunto rifiniti, sono lavori in cui ci vuole un mese anche per... Quindi tu la personalizzazione la fai proprio direttamente con il volto del proprietario, del tuo cliente insomma? Avendo semplicissime foto a 360 gradi del volto riusciamo a mano, ripeto a mano perché è fondamentale, a ricreare appunto il volto. Io mi sono fatto il mio. È molto, è divertente, però è un qualcosa che rispecchia l'arte italiana, l'artigianato, quello che ormai ad oggi sta andando a perdersi con le nuove tecnologie. Che purtroppo... Tu sei molto giovane, sei di famiglia, quindi l'entusiasmo sicuramente porterà avanti questa cosa, no? Assolutamente. Voi assolutamente. Di base dove siete? A Busto Arsizio. A Busto Arsizio, ok, quindi alle porte di Milano. Ma vedo che comunque abbiamo anche dei riferimenti ai motori americani. Motori americani V8, rifiniti in oro, sì. Ma dimmi Filippo, tu hai la moto o hai la macchina americana? No. Non ancora. Non ancora. La risposta è non ancora. Non ancora. Non ancora, non ancora perché moto, non so ancora quale scegliere. Magari te la batterai tutta in argento prima o poi. Tutta incisa con dettagli in argento, in oro. Bravissimo. Senti, complimenti davvero. Complimenti. Grazie, e grazie mille. E in bocca al lupo per la fiera. Grazie per l'occasione. Ciao, figurati. Buona giornata. Ciao. Adesso. Dopo tutti i servizi che abbiamo visto di moto, customizzatori e verniciature, passiamo al parco delle moto al bike show. Sì, la parte finale dell'evento che è veramente la proclamazione delle moto vincenti, che hanno vinto. Anche se, scusate, per me hanno vinto tutte. Perché comunque l'impegno che c'è dietro sì, veramente è un impegno. È tanto. È un grande sforzo per sì, le poi persone. Secondo me, sono gioielli tutti. Oltretutto il contest è gestito da Lowrider. Sì. Guardate le premiazioni che a me non viene spiegato il dettaglio delle vittorie. E soprattutto si sa chi ha vinto. Curiosità mille! A dopo! Ciao amici di Neuro TV, siamo sotto il palco, tra poco iniziano le premiazioni, siamo qui in attesa delle persone che arriveranno per essere premiate, tutti i preparatori, piano piano adesso sono le 2 del pomeriggio, ci cominciano a essere i primi awards, quello dei magazines, International Magazines Awards, qualche moto l'hanno già portata qua sul palco, adesso giro
la telecamera, vediamo questo, vi faccio vedere alcune cose. Allora, questa è molto carina, guardate, io ovviamente sono attratto da quello che è la verniciatura, questa è dedicata al flipper, la moto flipper, bellissima, guardate che lavoro di cesellatura, serbatoio a bara cosiddetto, stile proprio anni 70, bellissimo, squadrato, guardate che lavoro. Purtroppo la voce è finita, questa bellissima, fantastica carenatura, verniciatura molto semplice, minimal, è una Vincent, made in England, bellissima, non so se si vede dal video, ma la verniciatura è veramente un brillantissimo, uno splendore pazzesco, una linea elegante, inglese, bella. Questa Mauro Bertolone l'ha fatta, l'ha presentata quest'anno, una delle moto più interessanti della fiera. Tra l'altro stavo curiosando e notavo che questi schizzi, neanche farlo apposta, quest'anno vanno molto, perché io li ho fatti su una delle moto che ho presentato, quella di Vallese, MS Atrix li ha fatti sul Sidecar, la ritrovo questo effetto anche qui. E poi l'avevo vista anche su qualche altra moto in giro per la fiera, e questo è segno che la ricerca spesso porta verso le stesse direzioni a chi insomma vuole fare qualcosa di innovativo, e può capitare che magari la stessa idea venga ritrovata su varie come dire realizzazioni. Queste sono altre due, questa è di bottega, mi sembra, sì, Bottega Bastarda, era nel padiglione 4, officina famosa e già premiata spesso e volentieri, lavorano tanto sulle BMW, molto bella. Questa l'abbiamo già vista, abbiamo già fatto tante interviste con Andrea, l'abbiamo visto proprio nella presentazione, nella serata di gala. Ecco Mauro Bertolone vicino alla moto. E Roberto Larogna, il verniciatore, che ha fatto un ottimo lavoro, che già abbiamo intervistato a Bergamo. Questa ho visto dei post, l'ha fatta Emporium, ecco qua l'adesivo, molto bella. Questo è un oggetto molto particolare, è una BMW, ma in realtà è una BMW elettrica, perché ha tenuto il motore, le fattezze a prima vista uno direbbe beh cavolo, ma c'è il motore, però non ha i collettori di aspirazione, non ha gli scarichi, non ha niente, e se guardate, ciao, ci sono i pacchi lamellari lì in mezzo al motore, quindi lui ha tenuto la carcassa del motore originale e poi ci ha costruito intorno una moto che comunque ha propulsione elettrica. Notare il cerchione, notare soprattutto Elisa, che è la più bella della fiera. È elettrica? Sì, lo sappiamo. E vabbè, è già abbastanza. Questa è la visione, una delle nostre realizzazioni in termini di verniciatura, ovviamente è stata presentata al Moard, costruita da De Benedetti e Fiordi, quei ragazzi della Bergamasca, hanno fatto veramente un'opera ingegneristica pazzesca, era stata presentata al mondiale a Colonia e poi ce l'hanno portata e l'abbiamo rimaneggiata in termini artistici, diciamo, ho fatto questa realizzazione un po' particolare. Quella molto bella è una realizzazione stile chicana, lowrider style, proprio stile messicano, molto bella, brillantini, manubrio molto molto alto, carichi lunghissimi, è una moto che sicuramente, guardate il parafango posteriore come è allungato, sicuramente qualche premio lo porta a casa. Questa è una FX Custom Garage, un'ottima realizzazione. Ecco una piccola carrellata, questa stile Speedway, bella,
direi che forse è l'unico. Sì, forse è l'unico di cose. Quello stile ormai è un po' abbandonato, si vedeva di più qualche anno fa. Qui abbiamo una vecchia conoscenza, la Furiosa. Costruita da Piffio. Quella è la fila dei Club Style, è un nuovo segmento che si sta affacciando. Hanno fatto un contest specifico, molto bella anche questa scelta di questa opaca, sembra color fondo. Volevo farvi vedere questa con la pinna un po' stile Harlen Ness, la pinna del Chevrolet 57 Belea. Guardate che lavoro. Voi pensate che queste cose qua, anzi forse la ricorderete gialla, questi lavori già li faceva Harlen Ness negli anni 70. Guardate che roba. È sicuramente un tributo, un omaggio. Una piccola sezione Street Fighter post atomica. Qua ci andava bene la moto del grezzo. La ricorderete, la Apophis. Guardate qua. Una passeggiata nello stand di Poliaf, che presenta i suoi accessori, forcelle. Angolino italiano, Vespe, che ormai stanno prendendo un loro settore, un loro segmento. Ciao Montaldo, come stai? Stiamo aspettando tutti i concorrenti, diciamo. Avevamo appuntamento alle 2 e non arriva nessuno. Meglio, abbiamo più tempo per fare una diretta. Qua sotto il palco si trovano tutti i nomi più importanti, tutti i preparatori, i costruttori. Dino Romano, Achille, American Dream, Mauro Bartolone, Radical Chopper. Tutti i miei amici Mario. Mario Dino, Mario Aldo. E stanno chiamando Mario noi. Vieni. Sono io Mario Lorenzo. Non racconteremo cosa è successo in queste serate, però sono gli amici. Allora siamo in diretta. Ciao Elisa. Ragazzi, Achille, Mario Achille. Eccolo qua. Mario, ecco, Achille. Guardate che bella. Una bella prospettiva. Mario Eleonora. Elisa. Mario. Manca solo Mario Camicia. Mario Gatti. Ora ragazzi, io vi saluto, ci rivediamo dopo. Ciao. Buongiorno a tutti amici di Neuro TV, siamo in diretta dal Motorbike Expo di Verona, il primo evento dell'anno, il primo evento del 2020. Avete avuto modo di vedere che cosa offre all'interno la fiera, che è incentrata sulle moto, soprattutto sulle custom. E io invece vi porto a vedere quello che è il raduno della domenica, che è il primo raduno dell'anno, con le auto. Allora, noi come Neuro TV siamo ospiti speciali degli Shark, ci hanno dato un riconoscimento l'anno scorso al loro pranzo e li ringrazio ancora. Siamo qui anche in veste di Dodge Ram Maniac, siamo qui anche con gli American Company, siamo qui con l'associazione American Meeting e vi faccio un pochino vedere che auto sono arrivate. Allora, come Dodge Ram Maniac chiaramente lo dice già il nome, abbiamo un sacco di pick up, vedete anche moto che arrivano. Vi ricordo che questi mezzi sono arrivati da quasi tutto il nord Italia, alcuni dalla Toscana mi dicono, quindi insomma abbiamo fatto un po' di strada, noi siamo abituati a farne tanta. Questo signore è un altro che non manca mai agli eventi, lo incontriamo spesso. Come sempre i raduni di auto americane hanno mezzi di tutti i tipi, dal nuovo dal vecchio al moderno, scusate. Allora, facciamo una carrellata di tutte le file, che sono 4 o 5, quindi preparatevi a vederne tante.
Allora, queste le vediamo spesso, alcuni di loro sono parte di American Company, quindi le macchine le hanno messe qui loro. Questa è un'altra molto particolare, guardate il carrello, è nient'altro che il cassone di un altro pick-up. Sappiamo anche di chi è, è di Christian, ciao Christian, American Company. Allora, quest'anno hanno disposto i parcheggi un pochino diversamente, invece di essere tutti affiancati hanno messo anche qualche auto centrale, probabilmente perché non ci stavano. Spettacolo. Questi a me piacciono sempre tantissimo, sono delle auto enormi. Invece lo stand degli Shark, di cui siamo ospiti d'onore, loro hanno portato anche delle auto da corsa. Sempre sul canale 228 e vi ricordo di rimanere sintonizzati perché ci vediamo prossimamente ai prossimi eventi. Buona domenica a tutti ragazzi, vi saluto qui dallo stand degli Shark. E allora come tutte le belle cose siamo arrivate alla conclusione di tale evento. Eh sì, Verona Fiera finita. È finita, il 2020 è finito, è concluso, speriamo di avervi accontentato quasi su tutto. E però dobbiamo ringraziare chi ha lavorato dentro, perché noi siamo stati qua a fare presentare i filmati, però gente ha lavorato, la Tienza Eleonora, Docs, noi 883, nuovo editor e la Michelina. Nuovo editor, benvenuto nella pazza famiglia di Neuro TV. E la Michelina Solanda che ha fatto il pezzo sulle macchine americane. Perfetto. Sì. Tutti i pezzi sono su YouTube e pagina FB, sì. Neuro TV, sì. E oltretutto ringraziamo gli ascoltatori, chi ci segue, chi ci ha seguito, chi ci seguirà, chi ha la pazienza di seguirci nelle nostre performance saluto a Roby che ha gestito il la situazione, nostro boss. E a proposito, boss, mi ha mandato un attimino una letterina a Romeo e Giulietta che il prossimo anno saranno loro i nostri nuovi editor dal balcone. Sì, mi hanno detto Romeo, perché sei tu Romeo, rinnega il tuo nome, mi ha detto che il prossimo anno ci sarà lui. Io molto bene, l'ho buttata lì. Ciao a tutti. Ciao, ci vediamo ragazzi. Alla prossima puntata. Ciao Verona! E finalmente i giochi sono fatti. L'appuntamento di quest'anno tanto atteso è finita. Vincitori e vinti stanno tornando a casa e noi continueremo a sognare. Neuro TV sarà con voi. Vi ringrazio e ricordatevi che dove c'è Custom c'è Neuro TV.